Bentornati a tutti da Iafromat9. Come potete vedere dall'inquadratura, oggi vi faccio vedere un ventilatore che praticamente si può collegare sia tramite il cavo per la corrente, alla corrente ovviamente perché ha una porta USB, o se no direttamente al computer come ho fatto in questo momento. Ha una porta USB, ora non ve la faccio vedere perché è già collegato al computer. È uno spinotto qui che va inserito qui. Ci riesco, eccoci. E poi c'ha il pulsantino per accendilo e spengerlo. L'adattatore per la corrente è questo qui. Ora l'avevo usato in un altro momento, perciò non ce l'avevo. Eccolo, che lo danno in dotazione. Con la lucina rossa. E come ce n'ho anche un altro grigio, questo è bianco, c'è una piccola ventola, potete vedere all'interno. Ora lo accendiamo. Come potete vedere, la ventola gira, ora non vedete benissimo, però gira. E fa un... non è potente, è potentissimo come un ventilatore normale, però fa il suo dovere. Ah, vi provo ad avvicinare il microfono per farvi sentire la ventola. Sentirà pochissimo, ovviamente. Lo spengiamo. Ci riesco, ecco. Questo era il video per la recensione del ventilatore della Zephyr con la porta USB. Grazie di averci, da Ifo99.